Grazie, grazie direttore. Mi presento Giovanni Patteri, amministratore della Domus SRL e amministratore anche dell'azienda Xlead SRL che sviluppa sistemi come quelli che vedremo oggi, cioè per l'acquisizione dal campo e la proiezione in campo di elementi, modelli BIM e modelli 3D in generale. Per questo talk abbiamo un po' deciso di modificare il paradigma dell'impiego degli strumenti e passiamo invece che dall'ufficio al cantiere, dal cantiere all'ufficio. Quindi come strumenti, come lo strumento XRS, ma come ce ne sono anche qualcun altro, consentono di acquisire informazioni dal campo e impiegarle efficacemente nell'atto progettuale e poi dall'atto progettuale ritornare sul cantiere per l'esecuzione e continuare a ricevere informazioni fruttuose per lo sviluppo della direzione lavori e per arrivare al digital twin dell'opera in continuo. Soltanto un accenno al funzionamento dello strumento che in questo caso consente l'utilizzo l'acquisizione dal campo delle informazioni e la proiezione sul campo delle informazioni. Abbiamo una piattaforma che gestisce il tutto e poi uno strumento di campo che attraverso il cloud, uno strumento che ha ovviamente un pacchetto hardware particolare, un pacchetto software particolare, consente attraverso il cloud di restituire le informazioni alla piattaforma che risiede in ufficio e di ricevere informazioni a sua volta dalla piattaforma che risiede in ufficio. La tecnologia si basa su tre elementi principali, cioè l'impiego della realtà estesa e dell'intelligenza artificiale per l'acquisizione dei dati, l'Internet delle cose per dialogare con la sensoristica di campo e poi dei sistemi di correzione dinamici per l'integrazione tra gli elementi reali e gli elementi virtuali, ovvero anche l'acquisizione delle informazioni con precisione centimetrica dal campo. Uno degli elementi di integrazione importante è la capacità degli strumenti di integrare gli elementi virtuali e gli elementi reali, quindi quando sviluppiamo una progettazione BIM, la capacità di consentire la visualizzazione di questo progetto in tre dimensioni nell'ambito reale è un elemento di fondamentale importanza per un utilizzo ingegneristico. Attualmente la maggior parte degli strumenti esistenti al mondo si comportano come lo strumento qua a destra, cioè fanno visualizzare sì dei contenuti 3D virtuali, non interrogabili molto spesso, ma questi contenuti si muovono in continuazione perché sono occlusivi rispetto alla realtà e quindi non consentono di avere una efficace rappresentazione sul campo di quelli che sono i contenuti. Perché in questo caso le intubazioni rimangono sempre poste al di sopra degli oggetti virtuali, degli oggetti reali che sono presenti sul campo. Qua si vede molto chiaramente come questi elementi in presenza di un ostacolo abbiano questa questa non corretta rappresentazione. Nelle immagini più a destra invece vediamo un altro tipo di rappresentazione che è fatta con lo strumento in questo caso di nostra produzione, dove si vede che, faccio solo un salto in avanti e blocco qua l'immagine. In questo caso c'è un'integrazione tra l'elemento virtuale e la realtà. Quindi la tubazione scompare dietro questo cumulo per essere posizionata nel modo corretto. E lo stesso fenomeno si ha quando c'è un attraversamento di una persona, per cui quando la persona è dietro, l'elemento virtuale continua a essere dietro, quando la persona passa davanti all'elemento virtuale, quell'elemento virtuale è correttamente posizionato posteriormente. E quindi non si ha un'alterazione prospettica degli oggetti virtuali. Lo strumento di campo funziona con vari elementi che consentono l'acquisizione delle informazioni dal campo e la restituzione delle stesse sul campo.
In particolare la capacità di fare scansioni 3D è uno degli elementi importanti da questo punto di vista, è la capacità di avere un posizionamento attraverso un sistema GNSS RTK, quindi ad alta precisione, di proiettare i contenuti, di rilevare i contenuti con precisione centimetrica, questi contenuti che vengono integrati appunto nell'ambiente Wolking che vedremo più avanti. Il pacchetto complessivo viene gestito attraverso la control room che ha una capacità di collegare tutti gli strumenti presenti sul campo, di mostrare anche l'avanzamento lavori, quindi di ricevere informazioni. Avanzamento lavori che viene acquisito direttamente sul campo attraverso la capacità dello strumento di leggere le informazioni che vengono acquisite sui modelli BIM 3D proiettati in modalità di realtà mista sul cantiere. E quindi dal cantiere all'ufficio riusciamo ad avere tutti gli elementi di contabilità utili allo sviluppo della direzione lavori. Gli elementi importanti per l'acquisizione delle informazioni sul campo e quindi la ricostruzione di un ambiente walk-in che è utile anche alla progettazione, non solo alla direzione lavori, avviene attraverso l'acquisizione di punti topografici, l'acquisizione di scansioni 3D LiDAR georeferenziate. Il processamento real time, quindi senza tail, senza post processing delle scansioni LiDAR, anche attraverso la sovrapposizione sulla nuvola di punti di una fotogrammetria che consente l'acquisizione e la visualizzazione di un dettaglio estremamente elevato rispetto alla scansione eseguita, quindi nuvole di punti leggere con fotogrammetrie collegate che consentono di avere su un file leggero un dettaglio altissimo delle informazioni, e la visualizzazione quindi di queste scansioni 3D georeferenziate in un ambiente walk-in 3D georeferenziato. Lo strumento nel nostro caso gestisce anche una parte topografica e quindi consente l'acquisizione di punti topografici in modo estremamente rapido, perché lo strumento nel suo normale funzionamento acquisisce 30 punti al secondo di posizionamento in continuo, e in questo caso vediamo come lo strumento può essere utilizzato sul cantiere per andare a realizzare una rilievo topografico estremamente veloce con la proiezione di picchetti in realtà mista e con l'acquisizione di punti anche a distanza, anche in luoghi non accessibili, quindi che possono essere un fondoscavo o sommità di uno scavo o al di là di una recinzione, in modo estremamente veloce e rapido. Questo è uno degli elementi estremamente importanti perché applicato anche alla scansione, unito con la scansione 3D, questo elemento in automatico mi consente di andare a acquisire, ad esempio, un qualunque manufatto di dimensioni più o meno importanti in continuo con georeferenziazione di ciascun punto. E questi elementi uniti, quindi con la creazione del modello che viene realizzato istantaneamente con appunto una fotogrammetria che ci consente di avere un dettaglio molto elevato, con la sua nuvola di punti che ci consente di acquisire tutte le informazioni dimensionali dell'oggetto, confluiscono in un ambiente che può essere estremamente utile fin dalle fasi progettuali.
la capacità di scansione degli strumenti applicati alle intelligenze artificiali determina anche la possibilità dello strumento di acquisire in modo estremamente rapido dal campo di natura fonica, quindi abbiamo anche le informazioni sulla, oltre che la natura dimensionale, anche le informazioni sulla qualifica dell'oggetto stesso. Ad esempio, porte, pareti, finestre, oggetti di arredo, anche con la classificazione degli oggetti stessi dell'arredo. Quindi, con un passaggio estremamente rapido della strumentazione, si ottiene un oggetto 3D che può essere gestito in maniera molto facile e può essere, può diventare il nostro elemento IFC da poter utilizzare. Quindi la scansione eseguita ha prodotto un elemento 3D dove abbiamo le pareti colorate in grigio, le porte e le finestre, le aperture in verde e tutti gli elementi dell'arredo classificati in azzurro e possono essere agevolmente eliminati restituendo per esempio soltanto il modello 3D IFC da poter impiegare nell'ambito della nostra attività progettuale. Quindi lo strumento diventa uno strumento di supporto pieno nell'acquisizione di una planimetria di un modello 3D sul campo in modo estremamente veloce, in modo anche accurato, con la capacità dello strumento di eliminare gli oggetti che possono limitare le misurazioni fatte in modo classico e quindi possono creare problematiche di tempi più lunghi nell'esecuzione delle misurazioni nello stato di fatto e quindi ci possono consentire di generare un modello 3D IFC che può essere impiegato facilmente come base nella nostra attività progettuale e di integrazione progettuale. Questi elementi confluiscono in un ambiente. In un ambiente 3D walking, cosa significa? Significa che semplicemente collegando il nostro computer alla piattaforma possiamo accedere ai contenuti acquisiti sul campo, che siano modelli 3D derivanti da scansioni, che siano sommati a modelli IFC georeferenziati, tutti confluiscono in questo ambiente georeferenziato all'interno del quale possiamo muoverci e possiamo compiere tutte le operazioni che potremo compiere, ovviamente essendo presenti direttamente sul campo. E quindi possiamo gestire, navigare all'interno di questo spazio misto, semplicemente muovendoci col nostro mouse. Oppure simulare di essere appunto nell'ambiente 3D virtualizzato. E in questo ambiente 3D virtualizzato noi possiamo visualizzare tutti gli elementi che sono stati caricati a sistema e quindi i modelli BIM eventualmente acquisiti sul campo o i modelli BIM frutto della nostra progettazione con vari software di mercato, sovrapposti ai modelli 3D derivanti dalla scansione che rappresentano lo stato dei luoghi in epoche diverse. Ogni scansione, anche in questo caso è georeferenziata, abbiamo una datazione specifica e quindi ogni modello ha, e ogni scansione ha la sua datazione e un suo layer di appartenenza. Quindi noi possiamo anche storicizzare le informazioni derivanti dal cantiere facendo più scansioni della stessa area e avendo le informazioni
derivanti per quel giorno, per quel dato, per quell'ora, sovrapposte perfettamente alle ulteriori scansioni effettuate e quindi avere una stratificazione di informazioni che ci mostra in che modo si è evoluto il cantiere nel tempo. Questo ambiente, quando viene utilizzato in ambito precedente alla progettazione, può diventare il nostro ambiente di progettazione. Quindi la differenza sostanziale tra gli ambienti walk-in attualmente esistenti è che questo è un ambiente in cui convivono le nuvole di punti, convivono le mesh 3D, convive la fotogrammetria e convive l'ambiente georeferenziato. Per cui tutte le azioni che vengono compiute in questo ambiente è come che vengano realizzate nell'ambiente reale. Per cui qua abbiamo fatto una simulazione proprio prendendo dei punti di topografia in questo ambiente misto tra elementi 3D e ambiente virtuale e vediamo che quando prendiamo delle misurazioni compaiono, risultano posizionate geograficamente, ancorché eseguite sul nostro computer. Risultano posizionate geograficamente esattamente nel luogo di provenienza della scansione. E su questo ambiente, ovviamente, noi possiamo fare tutte le attività propedeutiche alla progettazione, quindi acquisire misure, acquisire topografia, e se vogliamo, proiettando il nostro, anche questo ambiente, il nostro elemento 3D, anche vedere in che modo si comporta il nostro oggetto progettuale. IFC in questo ambiente misto. Sempre su questa piattaforma, ovviamente possiamo vedere, ovviamente, i modelli acquisiti sul campo possono essere visualizzabili su qualunque piattaforma, perché non con questa modalità, ma magari come point cloud, sicuramente sì, per quanto riguarda le scansioni e come modelli IFC per quanto riguarda le altre scansioni di natura parametrica che abbiamo visto nelle slide precedenti. In questo ambiente, se volessimo proiettare anche il nostro elemento acquisito sul campo, potremmo vederlo georeferenziato su questo ambiente. Quindi facciamo un passo diverso rispetto al solito, cioè passiamo dalla capacità di acquisire informazioni parametriche e ad alta definizione dal cantiere, dal futuro cantiere al nostro ufficio per la progettazione, oppure dal cantiere in essere durante il corso dei lavori al nostro ufficio di direzione lavori per il controllo della strada. Tutte le informazioni che abbiamo visto acquisire dagli strumenti sul cantiere diventano possono arrivare al cantiere col processo inverso. Quindi una progettazione 3D eseguita in ufficio può essere proiettata per una sua visualizzazione per verificare il comportamento dell'opera sul luogo dei lavori. E consentire, ad esempio, una pienezza di coincidenza, analisi di quello che è lo sviluppo progettuale sul campo, anche andandosi a sostituire alle famigerate simulazioni su Photoshop di integrazione di elementi di natura progettuale sull'ambiente esistente. Quindi i sistemi con l'utilizzo della realtà estesa consentono la proiezione degli elementi progettuali sul campo, del modello BIM 3D sul campo, modello BIM che mantiene tutte le informazioni che gli sono state date durante l'atto progettuale e quindi la gestione di layer completa, con la possibilità di accendere e spegnere i layer di progetto, con la possibilità di rendere trasparenti i layer di progetto, integrazione completa anche delle informazioni presenti e quindi anche la possibilità di vedere il modello 3D sul campo
con la sua fasizzazione nella realizzazione. L'utilizzo di strumenti di questo tipo nell'atto progettuale consente di verificare, ad esempio, in che modo si relaziona l'oggetto in 3D e quindi il nostro progetto con il territorio circostante, e quindi ci consente di validare la progettazione in tempi più brevi o di verificare la presenza magari di interferenze che non consentono, ad esempio, un'adeguata realizzazione o limitano la funzionalità della nostra opera. Quando invece poi vengono usate durante l'atto esecutivo, ovviamente l'utilizzo è ancora più importante, perché consentono la verifica dell'esecuzione dell'opera durante l'attività di cantiere, e quindi la corrispondenza tra ciò che viene realizzato dall'impresa e il progetto eseguito. Questo caso specifico fa vedere come, attraverso strumenti di questo tipo, dal luogo dei lavori possono emergere anche considerazioni di natura differente rispetto alla progettazione stessa. In questo caso abbiamo un albero reale che si frappone fra due elementi di natura virtuale, ma che ci consente in questa immagine di capire che ovviamente avremo delle problematiche di natura di installazione, ad esempio delle torri portanti per i pannelli fotovoltaici, e anche per esempio una riduzione della produzione di alcune stringhe derivanti dall'ombreggiamento dell'albero presente durante alcune fasi del giorno. Questa ovviamente ci può consentire di prendere svariate decisioni, quindi capire se può essere rimosso l'elemento verde, oppure se è protetto e quindi non può essere rimosso, se è più conveniente eliminare alcuni elementi del nostro progetto per consentire una massima funzionalità dell'opera. Qua vedete bene come, ecco, l'integrazione tra reale e virtuale sia estremamente importante in questa tipologia di applicazione. Quindi l'impiego degli strumenti durante l'attività esecutiva consentono la riduzione della carta sul cantiere, anche la riduzione degli spostamenti per andare a verificare il cantiere stesso. Come avete visto, l'ambiente walk-in, dove confluiscono le scansioni effettuate durante le varie fasi dell'opera, quindi dalla scansione iniziale in cui l'opera non esiste fino a quando tutte le scansioni che mi consentono di vedere la stratificazione nel tempo, quindi un time lapse della costruzione, però un time lapse 3D georeferenziato con un elevato dettaglio, che è presente anche la fotogrammetria, mi consente di lavorare dall'ufficio per moltissime attività che invece sarebbe necessario sviluppare sul campo, mantenendo le professionalità maggiori in azienda e lasciando professionalità più junior sul cantiere, ovvero anche nell'acquisizione delle informazioni stesse. Questo ci consente quindi di ottimizzare i tempi aziendali, di ottimizzare le risorse aziendali e anche ovviamente dal punto di vista economico di avere degli importanti risparmi. La proiezione poi degli elementi 3D direttamente sul campo ha degli impatti importanti sia in termini di natura progettuale, perché mi consente di validare velocemente la mia progettazione e di verificare la mia progettazione sul campo con le interferenze di natura ambientale presenti, e durante la fase invece esecutiva mi consente di avere una verifica puntuale delle realizzazioni delle opere e di prevenire sia come direzione lavori ma come impresa stessa anche la possibilità di dover fare di rework, quindi di rilavorare alcune fasi per non corretta esecuzione, per esempio derivante dal posizionamento o da una non piena lettura del progetto.
invece attraverso la proiezione di elementi 3D diventa molto più semplice e molto più veloce da eseguire. La capacità di strumenti come questo di acquisire informazioni diventa estremamente interessante anche per quanto concerne la creazione del digital twin e quindi di avere in questo ambiente working 3D la capacità di dialogo con gli strumenti di campo, quindi acquisendo informazioni di natura ambientale e di natura strumentale dal campo in maniera continua in un ambiente 3D georeferenziato nel quale convergono anche informazioni di altro genere, quindi dalla computistica alla creazione in continuo, perché questo ambiente è un ambiente dinamico, non è un ambiente statico. Nel momento in cui dagli strumenti di campo vengono eseguite altre scansioni, si materializzano in questo ambiente dove ovviamente l'amministratore ha la capacità di gestire la rappresentazione a seconda della data di acquisizione dell'informazione, ma abbiamo un ambiente dinamico che continua a rappresentarci nel tempo lo stato evolutivo dell'ambiente reale. L'impiego di questa piattaforma poi consente quindi di avere un dialogo continuo, non soltanto in termini di ambiente 3D, ma anche un dialogo continuo con l'ambiente operativo attraverso un sistema di comunicazione e di, chiamiamolo, assistenza remota, in modo tale da poter ottenere dalle risorse presenti sul campo il massimo del risultato. Questa assistenza remota può consentire l'acquisizione di normali verbali di ispezione, dove lo strumento genera sia immagini classiche da fotografia, scusate, sia immagini con la proiezione di elementi virtuali. Ha un sistema con intelligenza artificiale per il riconoscimento della dettatura e quindi la composizione dei verbali è piuttosto veloce, viene eseguita direttamente sugli strumenti e queste informazioni arrivano direttamente sul terminale d'ufficio e quindi visualizzabili da chi gestisce la piattaforma o dall'utente che gestisce i singoli cantieri, il project manager che gestisce i singoli cantieri, e consente anche al gestore del cantiere di proiettare, come dicevamo, con un sistema di assistenza remota sul terminale di campo informazioni a supporto dell'attività in corso di esecuzione. Quindi, qualora la persona che sta in campo non abbia a disposizione alcune informazioni di natura progettuale che non sono visibili dal modello 3D, o se il modello 3D non è presente, perché ovviamente il strumento può essere impiegato anche in assenza di modelli 3D, ma può essere impiegato per generare modelli 3D, anche in assenza di un modello di base, consente la proiezione di contenuti sul terminale di campo per agevolare l'operatore nell'acquisizione degli stessi. E quindi, durante le attività che abbiamo visto nella fase iniziale di scansione di acquisizione parametrica 3D, abbiamo la possibilità di avere un'interlocuzione dall'ufficio in maniera abbastanza importante per dialogare e avere supporto di natura tecnica con proiezione di documenti, con proiezione anche di frecce piuttosto che di rettangoli che consentono all'operatore presente in ufficio di guidare da remoto alla visione sul campo la persona presente, e dargli quindi il massimo supporto nella risoluzione di problematiche di natura particolare. Lo strumento può essere impiegato come strumento di misura sul campo per l'acquisizione di informazioni che servono per la gestione della contabilità o per la verifica sul cantiere della discrasia
tra oggetto progettuato, il modello BIM 3D che abbiamo proiettato sul campo, e oggetto realizzato. E quindi per verificare se l'oggetto realizzato rimane all'interno della tolleranza progettuale definita o se lo stesso, appunto, non rispondendo alle tolleranze e alle dimensionali riviste in progettazione, deve essere rieseguito, quindi demolito e rieseguito. E questo, appunto, è uno degli elementi di importanza sempre più sentita dalle imprese italiane e anche dalle grandissime aziende pubbliche, perché consente di ridurre quelle che sono anche le spese per perizie di varianti o riesecuzione di opere per errore di lettura della base progettuale. Tutte le informazioni che vengono generate sul campo, anche in questo caso, fanno parte dell'ambiente walk-in. Quindi ogni tracciamento che viene fatto sul terreno è in realtà una polilinea di XF 3D in questo momento, che viene acquisita come elemento e disponibile, riproiettabile nell'ambiente walk-in realizzato per una revisione di natura progettuale o di natura di direzione lavori dall'ambiente walk-in stesso. Da questo punto di vista, come avete visto nelle slide precedenti, stiamo andando sempre di più ad acquisizione di natura parametrica per oggetti 3D, quindi all'acquisizione non più della polilinea di XF3D, ma dell'oggetto in sé, che può essere una tubazione, può essere una parete, può essere una porta, può essere un oggetto di natura edilizia o addirittura un oggetto di arredo, come informazione diretta. Questo. Ecco, l'ultimo elemento che voglio presentarvi prima delle eventuali domande è la capacità che si ha oggi di far dialogare l'ufficio e l'attività d'ufficio con il campo. Quindi l'applicazione del vero metaverso. Quindi il metaverso è sempre inteso con degli avatar che rimangono in un ambiente virtuale all'interno del quale noi ci muoviamo e dialoghiamo con altri soggetti. In realtà il metaverso può diventare anche una cosa molto diversa e molto utile anche ai fini della cantieristica e ai fini della progettazione, dove l'avatar può comparire in realtà mista nell'ambiente reale, con eventualmente proiettati elementi di natura virtuale che possono essere derivanti dalle scansioni eseguite sul campo, ovvero da modelli BIM 3D proiettati sul campo. Quando siamo nell'ambiente walk-in, vedremo l'avatar della persona di campo all'interno del nostro ambiente walk-in, dove tutti gli elementi saranno di natura virtuale, e quando invece la persona presente in campo vedrà il nostro avatar, che non sarà altro che il nostro cursore nell'ambiente walk-in 3D del nostro ufficio, che si muove esattamente come si muove il nostro cursore 3D all'interno di quell'ambiente. E questa tipologia di comunicazione, abbastanza nuova, ci consente di effettuare, per esempio, un'esperienza di questo tipo. Qua in realtà l'esperienza è stata fatta con due sistemi di comunicazione, quindi non all'interno del sistema walk-in, ma con due sistemi di comunicazione, e abbiamo questo tipo di evidenza.
Sì, all'inizio della struttura. Ho preso il P2. Sì, prendo un punto anche lì. Sì, sono un po' più dietro. Ok. Ecco qui, avete avuto modo di vedere come una persona a Udine possa guidare una seconda persona a Bologna nell'esecuzione, per esempio, di un rilievo topografico. Quindi un'attività che, per cui occorrerebbe ovviamente la presenza. Ovviamente, oltre a questo, tutte le attività sono possibili, quindi questi sistemi di comunicazione consentono di avere oggi un dialogo sempre più performante tra l'ufficio e il cantiere e tra il cantiere e l'ufficio. Io avrei finito, ho cercato di stare all'interno dei 45 minuti, quindi siamo già ai 40, quindi sono stato abbastanza in linea con quelle che erano le previsioni fatte per questa presentazione, e se volete sono a disposizione per eventuali domande. E cedo la parola al nostro moderatore. Bene, non so se Giovanni hai finito. Sì, ti dicevo, ti ho ceduto la parola. Ah, perfetto, scusa, ho perso un attimo. 5 minuti che avevamo detto all'inizio del... Benissimo, vediamo se ci sono delle domande. No, direi no, quindi ringrazio Giovanni Patteri e tutti i partecipanti e auguro a tutti una buona serata.